davvero un bel applauso a Diego Batantuono. Basta. Questi, scusate, Diego, vergogno, però questi sono artisti che vanno goduti finché sono caldi, finché sono tra noi. Vivi, bravo, Diego. Vuoi dire vivi? No, assolutamente, Diego, io sono un tuo ammiratore. Lo so, non vorrei che tu trapassassi prima di raggiungere Diego, anzi, io ci terrei a farti un giusto tributo finalmente, perché tu sei un'icona. Tu sei un'icona del cinema. E quanti se lo volebbero cliccare come icona, Diego? Adesso non dico. Io, caro Diego, guarda, però me ne approfitto di questo piccolo momento per portare avanti una mia startup. Abbiamo un'agenzia di spettacolo da 12 anni, questa startup che... Complimenti. Fatica a startuppare un po'. Insomma, è importante che tu abbia artisti di qualità. Esatto, artisti, cantanti, ballerini, insomma, un sacco di artisti. Visto che tu conosci produttori, registi, mi sembra di capire anche quelli del catering, vedo. Comunque... Sì, quelli sono i miei preferiti. Volevo proporti qualche artista della mia agenzia, se me lo concedi, Diego, tantissimi artisti che non li vedi in giro perché sono particolari. Io poi amo scovarli questi artisti, io questo lavoro lo faccio più per scovare. Tu sei stata scovata già? Sì, da parecchio tempo. Vabbè, una ripassatina magari per... No, nel senso, sì. E anche qui stasera adesso ce ne sono di scovabili. Guarda questa prima fila, questi. Ammazza, se si mettono in prima fila è perché vogliono essere scovati, io lo so. Smetti, certo. Andiamo avanti, Diego. Guarda, me la sto inventando, cioè tu non lo scoveresti una così nel mondo dello spettacolo? Io l'avevo già vista prima, sempre, appunto, ti ha fatto i raggi, ti ha fatto sì. come ti chiami? Sharon, ah bello, un nome estero, accetti euro, sì. Allora, senti, ma no, mi sembri carina, intelligente, chi più ne ha più ne metta, io da mettere ne avrei. Comunque, ti piace l'arte? E me la metta da parte. Allora, no, voglio dire, tu non la... Peccato che lui è già stato scovato, se no... Sì. No, io sono già... Signori, Dino a Brescia, lui non è bravo. Vabbè, allora... No, dico. Capisco perché ha un po' di difficoltà a startuppare comunque. Esatto, vada avanti. Esatto. Caro Diego, io vorrei farti qualche proposta, magari per qualche film. Questa attrice è molto brava. Tu stai capendo? Sì. Questa è la faccia di quando capisci? Sì. Allora. Ancora non ha detto niente. No, un'attrice incredibile. Lei ha fatto La finestra di fronte, La finestra sul cortile, Non aprite quella porta, A me ha fatto Le zanzariere. Se può servire. Un'attrice. Che brava. Tutto interessante. Andiamo avanti con una spogliarellista. Lei fa spogliarelli per bambini. Che vuol dire? Per i figli. E chi li mantieni? Tu li mantieni, no? No, che ne so. Perché per il padre li ha lasciati da piccoli. Ma vedessi come m'assomigliano. Vabbè. Che strano. Questa ti piace? Guarda che questi sono forti, questi artisti. Questi sono artisti da standing ovation. Quando si esibiscono la gente si alza. No, e applaude. Applaude. Avete capito? Wow, questa è forte. Questa è la donna misteriosa. Questa non sa ballare. Non sa cantare. Okay. Parla di te. No, scherzo, non è vero. Non sa recitare. Ma che cazzo ce l'ho a fare a questa qua? Ma va. Diego, poi questa settimana con la mia agenzia, se mi prendi due artisti, mi fai un favore. Guarda, veramente. Che... Ah no, non pensavo ci fossero sconti. Diego, dammi un cenno. Questi sono dei grandissimi artisti. Ascolta un cretino. Scintilla, diglielo tu. Che è Mr. T? Non ho capito, mi scusi signor Ratti, giusto? Ratti. Non ho capito. Sento. Non ho capito il nome dell'agenzia. Enzo Ratti Enterprise, cedesi attività. Cedesi, come? Sì, noi guardiamo al futuro. Ah, ecco bene, allora. È troppo avanti lei. Dulcis in furno, signor Diego. Io voglio portarle due ballerini incredibili. La coppia di ballerini acrobatici più anziana del mondo. Che bello. Signor Ettore e la signora Agata. Il signor Ettore ha 96 anni e la signora Agata è morta. Ma no, allora non sono i più anziani. Ma lui tanto quando la prende la fa ballare, ma chi se ne accorge? Ma come? Quello, il marito, prende ancora la pensione della moglie. Ma è una cosa orribile, è disumana. Ma no, grazie. Non deve. Signor Diego, io mi affido alle sue mani, perché ricordate che Diego Batantuono è il migliore in Italia, e siccome sono sempre migliori quelli che se ne vanno, lui se lo merita. No, se ne vada, questo è veramente offensivo. Andiamo avanti. Bravo Alberto.